Holy craps, bitches quanti ragazzi, sono Mezzebossa e sono tornato con l'11esimo episodio della mia Nuzlocke Challenge randomizzata su Pokémon Smeraldo. 11esimo episodio. Scandiamo bene le parole, per l'amor di Dio. Allora ragazzi, non ho allenato nessun Pokémon, non ho allenato nessun Pokémon né tra quelli che ho catturato nello scorso episodio, né tra quelli che sono nel box, che devono essere mandati su di quei due livelli per stare al passo con la mia squadra. Perché ragazzi? Perché oggi appunto è domenica. Stamattina tra l'altro non sono neanche andato a lavorare, sapete no, che devo andare solo la mattina, ero l'unico, perché ha fatto brutto tempo, quindi sono rimasto a casa, potevo farlo. E allora cosa ho pensato? È domenica pomeriggio, registro oggi domenica due video, ne faccio uno al pomeriggio, che appena ho finito di farlo, questo qui, questo undicesimo episodio, lo metto subito a montare, il dodicesimo lo registro stasera. Se io mi perdo una domenica intera ad allenarmi la squadra, poi durante la settimana che lavoro il giorno, la sera ovviamente sono a casa, non riuscirò più a registrare due video in poco tempo. Ne posso tipo registrare uno che so lunedì e l'altro magari giovedì o mercoledì. Ne approfitto registrando due video oggi e utilizzando le sere, anzi più che altro o una o due sere massimo della settimana per allenarmi tutti quanti i Pokémon. Tra l'altro adesso ne catturerò anche almeno due, ovvero uno dentro le cascate Meteora. Vediamo un po' chi c'è, raga. Perfetto, partiamo subito di botto. Siamo il verso. E no, non lo so. Un tipo acqua? Ah no, è Paras. No, no, vabbè, ok. Allora, potrei fare martellata. Beh, si appella. No, scusate, stavo per dire si appella arsa. Spaccaroccia. Posso fare un altro spa. Ah, ok, si è curato. Merda. Ok. Io direi Mega Ball. Senza sprecare la Minor Ball, visto che è vita rossa. 1, 2, 3. Ok. E lo chiamerei, ragazzi, con il nome di un gioco da tavolo. A cui giochiamo io e i miei amici, di un mio amico. Visto che praticamente Parasect è praticamente il fungo, è diventato il parassita, è una specie di zombie. Lo chiamerei, non so se voi lo conoscete questo gioco da tavolo, ne dubito, lo chiamerei Zombicide. Tutte femmine poi, vabbè. Allora, strumento minifungo, perfetto. Potevo trovare anche Remoraid, ovvero Octillery. Vabbè, e ho mandato su di livello di uno solo Konga, ludicolo. Potevo trovare pure Espeon. Già. Non mi ricordo se c'è un'altra da fare adesso contro il Team Magma. No, infatti, sono solo dialoghi. Dialoghi che ovviamente salto perché è una Nuzlocke, non mi frega un cavolo della Tereama. Professor Cosmi. Ok. Pietra stante, mai che sia una pietra lunare. No, non sia mai. Un altro Remoraid. Beh, dai, Parasect. No, Parasect fa cagare. Beh, no. Il migliore era sicuro Espeon. Poco ma sicuro. Percorso 115. Io qui non ho catturato nessuno, mi pare. Mappa Owen. Allora, io qua ci sono stato per prendere quello strumento che c'era praticamente in basso. Io dopo devo tornare indietro, vero? Sì, devo tornare indietro da qui, perfetto. Sì, essenzialmente io qua non ho catturato nessuno, ragazzi. Visto che non ci ritorno più, ne catturo uno adesso. Però mi pare che non ci sia erba in questo percorso. Solo surf, cioè solo... Ah, ok. Ci può solo usare surf. Oh, ho persino crittato. Per cui, a parte lì sopra, che è l'unico luogo in cui si trova appunto... no, o era Jigglypuff, non mi ricordo, su Smeraldo, Rubino e Zaffiro. Però non ci posso arrivare perché non ho surf. Quindi amo vecchio e speriamo bene, ragazzi. Sono sicuro che non c'è utilizzare, cioè non sono sicuro che non c'è erba. Stiamo al verso. Trapinch. Ah no, Zangoose. Oh beh, il Pokémon furo gatto. Solo che non so come indebolirlo. Potrei fare incornata. No, la butto giù. Frustata. No, beh, speciale qua. E niente, taglio furia. È l'unica. Faccio una sola taglio furia. E ha pure acceleratore. Merda, l'ho ammazzato. Dovevo cacciargli subito la Minor Ball. E vabbè, dai.
Mi sono lasciato scappare un Pokémon. Ed era anche buono. Minchia, se era buono Zangoose. Che palle. Mi lamenterò per tutto il video, ragazzi. Questo è poco, ma sicuro. Che due coglioni. Pietra solare. Va a fare in culo. Datemi le baccamora. Ne ho bisogno. Allora, qui non c'era niente, vero? Esatto. Elisir e lotta in doppio, che farei con appunto non Fire Fury, ma la facciamo con Ding Dong. My Ding Ding Dong. A parte che Konga posso farlo salire con i Pokémon selvatici, quindi la facciamo con Toro seduto e Ding Dong. No, porca puttana, si è girato all'ultimo. Oh, signore benedetto, ma si può, cioè, si può fare video in queste condizioni che non collaborano? Dio santo! Mi tocca utilizzare 2 volte sottomissione, pure, Marlene. Lei è la marca di una mela. Hai un Pokémon raro, non 2, coglione. E sono incazzato adesso, sono, basta. Basta. Basta, sono arrabbiato adesso, ok? Che palle, devo utilizzare subito la roba. Ah, signore, qui ho fatto tutto quanto, vero? Sì. Comunque io parlavo che avevo preso lo strumento qua. Lei non ti dà niente, vero? Sì, infatti. Allora, io adesso devo andare appunto. Qui ho già catturato tutti. Ok. Ah, Donphan potevo trovare qua. Beh, ascolta. Ok. Accumulo, no. Non mi ricordo se in questa gen accumulo ti fa anche aumentare le difese. Non me lo ricordo. Qui ci sono stato. Sono sicuro di sì. Oh, buongiorno. Cosa mi dà? La Beast Ball. Esatto. Che tanto in questo gioco è inutile. Cioè, catturare un Pokémon già catturato prima. Ok, certo. Slowking! Non l'ho mai visto su Smeraldo. È uno sprite nuovo per me, quello lì. Skitty, che ho trovato qua in questo percorso? Non mi ricordo più. A parte che posso utilizzare anche Spaccaroccia. Ah, bene, approfitto per andare a vedere. No, ve l'ho già fatti vedere. Però Paras non ve l'avevo fatto vedere. Vero? Per forza l'ho appena catturato. Vedete, ragazzi, sono ancora con gli strumenti addosso. Natura calma. Ah, più. Si potenzia con meno. Peccato che non posso utilizzare più o meno. Vabbè. Natura calma, quindi meno attacco per difesa speciale. Ed è un problema. Fuoco pugno, presa, metto il pugno con uova. E per carità, le mosse sono ottime. Lo allenerò, ragazzi. La pecca della Nuzlocke è che purtroppo devo allenare tutti quanti i Pokémon. Se in una serie normale. Non è che devo, ragazzi, però ovviamente selezioni più forti. Ah, Blissey, quanti bei ricordi. E selezionando i più forti, devo allenarli tutti quanti, devo. Allora, ora tocca a Ding Dong. Cioè, ora tocca, non l'ho neanche allenato. Li metto già in ordine, perfetto. E quindi ora devo tornare per di qua. Che ogni tanto mi scordo, ragazzi, Può sembrare strano, io che mi ricordo tutto della vita, eccetera. Ora però per di qua è aperto. Come velocizzo, magari, ragazzi, cioè, Dio santo, correndo velocizzo come una Madonna. Allora, Monte Camino, qui non si possono catturare Pokémon. C'erano strumenti nascosti da qualche parte? No, mi pare di no. Ah beh, con Ivan mi piace sempre parlare. Grr, Belze, avrei dovuto immaginare di vederti qui. Guarda con i tuoi occhi cosa vogliono fare quei fanatici del Team Magma. Vogliono convogliare nel vulcano l'energia del meteorite rubato. Vabbè. Oh, lotta in doppio, con... perfetto. Basta che non vi giriate, stronzi. La costruirei sulla lava indurita. Costruisci qualcosa sul mio cazzo indurito, altro che... Oh, scusate ragazzi, non sono un po' troppo volgare. No. Ah, basterebbe anche ruota fuoco. Vai con extra senso, stabbato, motherfucker. Oro, oro. Ora c'è il magma tenente. Con lo sprite figo, Ottavio. Allora, non mi fa nessunissima paura Electric, eh. Mushstomp, ho la mossa giusta per te. Giusto che tutti i mush stampano carta vetro. Snorant, non mi fai paura. Sei tanto bello però. Teddy Ursa, sottomissione, nah, non voglio perdere danno per niente. Cioè, prendere danno e perdere vita. E
E ora andiamo a sfidare Max. Prima volta che lo sfidiamo in questa serie. Ok. E ragazzi, c'è la canzone che fa adesso, fa bellissima. La voglio cantare. Un attimo. Perfetto. Aia. Questo l'ho sentito, ragazzi. Sono a rischio. Regirock. Vabbè, ho calcio salto. Però è difensivo fisico. Super Zanna di mezza la vita. Non mi sta andando molto bene. Privazione, ma tanto lo strumento non ce l'avevo. Locura, va bene, uso un extrasenso che gli fa pure più male. Sì, in effetti è vero. Camuffamento non so mai cosa fa, ragazzi. So che è tipo molto peculiare di coso, starmi, divinazione, ma sto a posto. Facciamo un altro extrasenso. Dentro, non so parlare. Ah, ho finito. No, 4-3. Ok, chiacchieratina con Ivan, eccetera. Datemi il meteorite. Allora, dovrei mandare Dindong su di livello con i Pokémon selvatici. Però, al 34 lui ha 31.400. Mentre gli altri hanno 33.000. Questo vuol dire che Dindong dovrebbe essere matto di qualche altro livello più in alto. Ci penso, ragazzi, ci penso. Non c'è il signore che ti vende i lavottini? Eccolo qua. Sono come le cure totali, ragazzi. Solo che le cure totali costano 600 l'una. I lavottini costano 200. E io voglio fare la scorta. Perché voglio sopravvivere solo di lavottini. Nel mentre, ragazzi, cosa posso dirvi? Allora, adesso voglio scendere il percorso. E penso di riuscire in questo episodio a sfidare la quarta palestra. Vediamo quanti lavottini sto. Ne ho 13, altri 7, dai. 1. 2. Anche perché non so quando ci ritornerò qua sopra. Giustamente direte, potresti farlo off camera. Lo so, ma non so quando ci ritornerò qua sopra. Dovrei essere giusto adesso. No, ne manca ancora uno. A posto, dai. Ok. Passo selvaggio del Monte Camino. Mantine tipo erba volante. E acqua volante, scusate. Stavo pensando erba perché erba sul efficace su acqua. Che ha un casino di difesa speciale. No, non è vero. Buh, non mi ricordo. Brilum. Vabbè, extrasenso ci sta da Dio. E ora vediamo il prossimo Pokémon, ragazzi. Sentiamo il verso. Questo è... Non è Wailmer o Wailord. Ah, non è Swalot, vabbè. Allora, io farei un calcio salto che non è molto efficace. Farei un terzo calcio salto. E poi spammerei le Minor Ball, quante ne ho, insomma. Sì. Minchia, ma neanche uno ne fa. Ma scherzi. C'è neanche uno. E se che... E se che possiede i requisiti adatti per... Insomma, l'efficacia della Minor Ball. Difficile sta cattura. Allora, tipo lui assomiglia molto anche al demone di cui parla... Cioè, a cui mi sono riferito con Whiskash. Non lo chiamo... Lo chiamerei... c'ha dei baffi gialli, c'ha. Ok, lo chiamo così. Spaghetto, perché i baffi gialli sembrano degli spaghetti. Non spaghetti. Ok. Bene, direi che la mia dose giornaliera di cazzate l'ho fatta, l'ho detta più che altro. Toro seduto deve essere recuperato now. No, ho per sbaglio utilizzato fossa. Mamma mia, se ero dentro una grotta, le grandi bestemmie che avrei mollato. Ah, cosa ci fai tu qui?
che ci faccio io un imposto così, sono affari tuoi? Ah, non mi ricordo che andava sfidato. Mi ricordo che lì c'è l'ingresso segreto da attivare con lo stemma magma, però non mi ricordavo che fosse già da poter sfidare. Cioè, lui, insomma, non so parlare, ragazzi, ok? Però non posso utilizzare solo extrasenso. Merda. Più 4 in attacco. Vabbè, ascolta, è utile. Allora, antidoto usa, ok? Ora andiamo con Lucas. Ricordarmi di Indong deve salire di livello. Va bene, vado dove voglio. Se lo dici tu. Non so mica se riesco a sconfiggere la quarta palestra, ragazzi. Però sicuramente dovrei riuscire a fare sia la quarta che la quinta nel prossimo episodio. Perché sono attaccate essenzialmente. Era un Venus. Sì, Venus ha ruta fuoco. Hoppip. Ok, andiamo con Veleno Coda. Che abilità aveva Mega Venus ha un resto spesso. Minchia, se è utile. Federica, la mano amica. Strumento, mental erba. Lotta in doppio subito con Ike e Lucas. Tra l'altro, ho giocato ieri. No, scusate, è stato l'altro ieri, ovvero venerdì. Ho ripreso un attimo Smash Bros. Perché dovevo fare la modalità, quella, la classica e la All Star con i due personaggi, gli ultimi che ho sbloccato, che ho comprato, ovvero Corrin e Bayonetta, per vincere i trofei. Ok, allora farei ruta fuoco. No, sì. Facciamo così. So che non è il massimo, però non potevo fare altrimenti. Ok, ora ho invertito gli attacchi. Cioè, più che altro i bersagli. Anche gli io ho modificato pure gli attacchi. Irminia, sicuramente qualcuno mi chiede il numero. No, strano. Nessuno vuole il mio numero. Non sono abbastanza affascinante? Troie. Ah, ho fatto tutto quanto. Non mi ricordavo che l'animazione di Swallowed prevedesse quello sbadiglio grandissimo. È molto inquietante. Oro. Più 3 attacco speciale. Allora. 33, 31, 33, 33. Direi che c'hai me con un altro livello, ma piuttosto lo lascio fermo. E andiamo avanti con Lucas. Non mi ricordo se lui ti sfida, mi sa proprio di sì perché... Ok, stavo per dire perché si gira nello stesso momento in cui vi girate voi, però non è così. Si vai, pa! Minchia, non utilizzerò mai metronomo. Non lo farò mai. Ok. Ho visto un altro più 3 attacco speciale, ottimo. Hitmonlee ha tanta difesa speciale. Merda, no, no, ho fatto la cazzata. Muoio adesso. Non posso rischiare. Boom. Mauro. Eccolo qua, chi mi vuole aggiungere ai numeri. A parte che qui c'è il centro Pokémon. Lui non ti sfida, lui ti dice soltanto che puoi scendere ma non salire. Non posso né scendere né salire. Citazione. Io non posso catturare Pokémon qua. Giusto. Però l'uovo, 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 l'uovo. Sì, però non ho Pokémon in squadra. Oh mio Dio. Va bene, ragazzi, mi sa che mi fermo qua. Allora, esploro bene Cordilava. Beh, insomma, non ho fatto nulla. In realtà ho fatto un bel po' di roba. Allora, antidoti ne comprerei tre. Solo... Sì, ho anche le bacca pesche. Non so quante ne ho in realtà. Revitalizzanti sono inutili, quindi siamo a posto. Ho ancora i repellenti, vendi. Allora, qualche strumento nuovo che ho trovato... Devo depositare, però, la pietra stante. Beh, depositiamo subito. Sì. Facciamo una roba alla volta, facciamo. Ah, ok. Qui c'è quello che ti vende, quella che ti vende le erbe, che sono dei rimedi che appunto... Ah, la cabbonella. E infatti hanno un gustaccio molto amaro, i Pokémon mi odieranno. Ok, ci andiamo più avanti. Io pensavo da bambino, ragazzi, che da questa frase, un po' come morso qui di qua dietro, pensavo che stando qui e muovendomi così, si incontrasse un Pokémon. Ci sono rimasto gli anni a fare così nella speranza, insomma, di trovarlo. E per cui direi di andare qua dentro.
di vedere le statistiche di Swalot, di Spaghetto. Guscio scudo, mica male con abilità. Ok, schermo luce, viso truce. Hai rasoio, palla clima. Insomma, mosse un po' bruttine, sarà difficile da allenare. Devo allenare tutti questi qua, ragazzi. Minchia, se ne avrò da fare per questa settimana. Vabbè, dai, tanto la sera non videogioco col 3DS. Ne ho approfittato in questi giorni. Cosa ho fatto? Venerdì ho fatto DLC di Smash. Sabato, ovvero ieri, ho finito Yoshi's New Island e Chibi Robo Ziplash, mentre oggi, domenica, sto giocando Animal Crossing. Vi faccio solo un giorno di Animal Crossing full, così da recuperare. Poi, deposita gli strumenti. Allora, carbonella, menta l'erba, elisir, pietra solare, mini fungo, coccio blu. L'istranomo lo venderei. Sì. Aspettate un attimo. No. Deposita. PS su, lo depositiamo. Beh, questi sono ancora utilizzabili. Cioè, li uso, ragazzi. L'istranomo lo vendo. Ok. Quindi facciamo un po' di robe per volta. No, no, vendi. No, vendi. E per il resto, la criscicapa non la do neanche a nessuno. Sono un po' un coglione, sinceramente. Le bacca pesche, voglio vedere quante ne ho. Ne ho 8, minchia, perfetto. Allora, mi manca solo da andare a parlare con le vecchiette, a fare lo stalker e a prendermi l'antigelo nascosto, che non è l'antigelo, ma adesso è diventato la pietra idrica. Che nell'acqua ci può anche stare. Magari pietra focaia può essere diventata calda. Ma una cazzo di pietra lunare, no. Ma posso pescare qua dentro io? No, vero? Sì, infatti. Cioè, ci ho sperato fino alla fine, in realtà. Quindi ora noi ci prendiamo l'uovo. E adesso camminerò un po' di tempo. Faccio così adesso, ragazzi. Mi prendo l'uovo. Visto che non... Penso che non sia un why not, sinceramente. Ora, ragazzi, faccio già i save state, non tutti però. Io adesso mi metto a correre, così praticamente, magari però meglio fare così, ecco, mi metto a correre. Io ogni tanto faccio dei save state off camera, fino a che non mi avvicino sempre di più alla chiusura dell'uovo. La chiusura dell'uovo avverrà all'inizio del 12° episodio, che registrerò, non so se adesso o stasera, dipende da quanta memoria ho nel PC. Più o meno per un secondo episodio ce l'ho del giorno, però prima mi fermo meglio è. E tipo adesso faccio così, posso anche farli tutti quanti, tanto l'episodio è venuto bene. E vedrete la chiusura dell'uovo con... Cioè, nel senso, io farò il save state più vicino alla chiusura. Ma non voglio vedere off camera chi è il Pokémon. Voglio vederlo insieme a voi, voglio vederlo insieme al verso. E decideremo anche il soprannome. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi.